Ciao a tutti, allora come state in questo periodo di depressione? Non prendetemi a male, ma sto cercando di sdrammatizzare perché sennò starei a piangere tutto il giorno. In questo periodo di depressione, di costrizione in casa, ho deciso di ritagliarmi un po' di tempo per registrare un po' di video se riesco, per intrattenere me e intrattenere voi. Non starò lì a parlare del perché, per come siamo chiusi in casa, lo sappiamo tutti. Cerchiamo di parlare di altro perché, appunto, come vi ho detto, se no diventa un video triste e non è l'argomento del video. L'argomento del video, bensì, sono i prodotti che sto preferendo maggiormente per quanto riguarda il campo bionaturale. Insomma, sapete che comunque sia per quanto riguarda la skincare, sia per quanto riguarda la cura dei capelli, mi affido sempre praticamente per il 99% a prodotti appunto di origine naturale. E quindi io voglio parlare dei miei preferiti dell'ultimo periodo. Ho visto che non è un video che l'ultima volta è piaciuto tantissimo, però a me è un argomento che sta abbastanza a cuore, quindi, e tra l'altro vedo molto volentieri i video delle altre ragazze appunto che parlano di prodotti EcoBio, quindi preferisco comunque introdurlo lo stesso nel mio canale. È fatto da due prodotti che ho già praticamente finito, ma che ho tenuto per parlarvene. E uno è un prodotto, è un tonico, che è un prodotto che io faccio sempre un po' fatica a capire, insomma. Comunque questo qui devo dire che mi è piaciuto veramente tanto. Non so se la mia pelle fosse sia bella in questo periodo perché ho usato una combo di prodotti, ma diciamo che questo qui, insomma, questo tonico che stavo utilizzando, in tutta la serie di cose che stavo utilizzando, mi dava dei buoni risultati. Cioè, ripeto, non so se solo per colpa sua o se per l'insieme delle cose che stavo usando, però vi dico che questo qui appunto nell'insieme mi è piaciuto. Questo qui è un tonico di Madara, che è l'unico prodotto che ho provato finora di Madara, se non sbaglio. È un brand però che mi incuriosisce sempre. È un balancing toner, praticamente è un tonico normalizzante, insomma, che poi in realtà fondamentalmente sarebbe, da quanto ne so, la funzione del tonico, ovvero di normalizzare un po' la pelle, insomma. E questo qui praticamente è un tonico a base di lamponi del nord, tonifica in profondità, riequilibra la pelle normalizzando le zone grasse e secche, restringe i pori e regola il pH. Vi dico che appunto questo qui, insieme a altri prodotti che ho utilizzato in questo periodo, mi ha veramente affinato tantissimo la grana della pelle e lasciava una pelle bella rinfrescata, morbida, non secca, non tirava. Quindi devo dire che questo qui mi è piaciuto veramente tantissimo, anzi, tanto che conto di ricomprarlo, insomma, se capita. Aveva un profumo abbastanza gradevole ed è certificato EcoCert, quindi prodotto appunto biologico. E finitissimo, proprio finitissimo, finitissimo. L'ho usato stravolentieri. Il tonico io praticamente adesso sto cercando di utilizzarlo o proprio a mani nude, cioè rimetto un pochino sulla mano, me lo passo sul viso in modo da non utilizzare assolutamente dischetti di cotone, cosa che è già da tempo che vi sto dicendo che sto cercando di evitare, insomma, proprio se non posso farne a meno, sia perché inquinano, sia perché comunque secondo me i prodotti sono più efficaci se non c'è il dischetto che fa da tramite, insomma, fra il prodotto e il vostro viso. Tra l'altro, non so se riesco a farvelo vedere, c'è scritto qui che sì, è vegano e la confezione è 100% riciclabile, quindi un punto ancora di più a suo favore. E sempre parlando di prodotti skincare, sto praticamente finendo, e tra l'altro me ne sono anche stupita perché non pensavo di essere arrivata così in fondo. Un siero antirughe praticamente di questa marca qui che si chiama Intra, che è una marca appunto biologica che si trova all'OVS, l'ho trovata io. Appunto, come vedete, è vegan, ok, 98% di ingredienti di origine naturale e certificato IAB. Spero che riesca a inquadrarlo, eccolo qui. E appunto, come vedete, ne ho usato tantissimo, cioè mi sono stupita anch'io di quanto ne abbia usato, non pensavo. È appunto un siero antirughe, io ne uso tanti di prodotti antirughe, più per prevenzione, anche se vabbè, ormai qualche rughetta in giro qua sulla fronte, qua ai lati delle guance ce l'ho, ma ne uso tanti per prevenire, ma anche per curare, insomma. Comunque ha la pompetta fatta in questo modo ed è praticamente bianco liquidino, è fatto così, come vedete. Niente, io lo stendo appunto praticamente verso la fine di tutta la mia skincare.
Ha un buonissimo profumo, buonissimo, in realtà buonissimo, buonissimo no, è un po' legnoso, però non è così, non è cattivo. È bello sottile, sottile, vi lascia la pelle bella fresca e è bella idratata comunque. Non bisogna fare l'errore che facevo io all'inizio di metterne troppo, perché sennò non è che unge, perché assolutamente non unge, però ve lo sentite un po', fa un po' fatica ad assorbirsi, insomma. Però quando ne bastano due pushate, perché già tre sono troppe. Infatti per quello che ne ho finito troppo, perché io ne usavo troppo. Però mi sono resa conto che appunto ne bastano due pushate veramente, perché poi come se si aprisse praticamente sul viso, lo stendete anche sul collo e dà un bellissimo effetto fresco, liscia la pelle e buono, 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 buono. Ed è praticamente con dentro argan e karité. E tra l'altro Intra comunque è un marchio appunto che, come vi ho detto, si trova all'OVS e comunque costa relativamente poco. Quindi se vi capita e siete alla ricerca di un siero comunque per pelli abbastanza secchine, anti-age, questo qui è straconsigliato. Sempre per quanto riguarda il campo, diciamo, skincare, ma comunque cura labbra, mettiamola così, ho due balsami labbra di cui parlarvi. Uno non ce l'ho più da mostrarvi perché ve l'ho mostrato nei prodotti finiti, ve l'ho mostrato nei Top Beauty, ve l'ho mostrato ovunque perché lo devo assolutamente promuovere e devo invogliarvi a comprarlo. No, scherzo. Anch'io stessa comunque lo vedevo spesso recensito in vari canali, tantissime persone me lo consigliavano e mi sono decisa tardi a comprarlo, ma una volta che l'ho comprato comunque conto di ricomprarlo a breve perché è veramente buono. Comunque sto parlando del burro cacao e quattro burri dell'erbolario, di cui vi lascio una foto esemplificativa qui. Comunque, vabbè, è un prodotto conosciutissimo. Io arrivo sicuramente in ritardo a recensirvelo perché me ne hanno sicuramente già parlato in tantissime, però voglio dirvi anche la mia perché l'ho provato e l'ho finito veramente in neanche un mese perché in questo periodo invernale è stato veramente una manna dal cielo perché è idratantissimo, fantastico, vi lascia delle labbra fantastiche. Diciamo che però ho ritrovato un degno sostituto in questo prodotto qui della COP, che è il famigerato, conosciutissimo, burro labbra della Vivi Verde COP, che io avevo già provato in passato, ma sono capitata alla COP poco tempo fa e me lo sono ricomprato perché anche lui appunto è un prodotto biologico. Ah, ecco, tra l'altro quello dell'erbolario ai quattro burri non è biologico, però è comunque un prodotto con ingredienti di origine naturale, insomma. Questo qui invece della Coop è proprio un prodotto biologico. Non mi ricordo che certificazione ha perché non ho più la confezione, però so che i prodotti della Vivi Verde Coop sono comunque biologici. E questo qui è sempre un must have, insomma. Se capitate alla Coop e non avete un burro cacao sotto mano, o se anche ne avete 50 a casa, compratelo lo stesso perché lui è veramente fantastico. Cioè, non è tanto tanto idratante come quello lì ai quattro burri dell'erbolario, ma comunque si difende molto molto bene. Quindi se non avete, insomma, se non avete l'erbolario vicino a casa a disposizione, puntate su di lui che tanto non sbagliate. Ultimi due prodotti sono due prodotti per i capelli che mi sono veramente piaciuti tantissimo. Uno è questo qui che anche lui praticamente ho finito. Comunque è questo qui, l'impacco rinforzante con spirulina di Giada Cosmetics. È una linea di Giada Cosmetics di cui ho sentito pareri un po' discordanti. C'è chi la ama e c'è chi la odia. Io ho provato solo questo qui, questo prodotto qui, e devo dirvi che a me è piaciuto veramente tantissimo. A livello di rinforzo capelli non so cosa dirvi sinceramente, però l'ho voluta prendere proprio perché ero in un periodo in cui avevo tanta caduta di capelli e quindi ho voluto dare una mano, insomma, anche con questo prodotto qui, anche se vi dico che non so se i miei capelli hanno smesso di cadere anche per merito di questa, ma forse per merito di tutte le cose che ho utilizzato anticaduta. Dice praticamente che è un impacco concentrato vitaminizzante e remineralizzante ideale per restituire vigore alle chiome più fragili e dice che si dovrebbe utilizzare più come impacco pre-shampoo. Infatti io lo utilizzavo, diciamo, sia come impacco pre-shampoo, però vi dico che io lo utilizzavo anche al posto del balsamo, diciamo, senza problemi. Infatti devo dire che non è che avesse tutto questo effetto districante, ma giustamente perché non era il suo scopo, però lasciava un profumo buonissimo sui capelli, davvero, un po'
sembra quasi una crema dei bimbi, non so come dirvi, una crema dei bimbi un po' dolcina, buono, mi è piaciuto, con un retro un po' erboso, legnoso, però è sempre come al solito. Lasciava questo buonissimo profumo sui capelli che tra l'altro persisteva anche per tanto tempo e li lasciava veramente belli, belli morbidi, belli rinvigoriti, in effetti sì, quello devo dire sì. Mi è veramente piaciuto, ripeto, non posso parlare per gli altri di questa linea perché non li ho mai provati, ma questo impacco qui davvero mi è piaciuto. Ultimo prodotto di cui vi parlo, che anche in questo caso non ha una certificazione biologica, però è comunque un prodotto con ingredienti di origine naturale, senza siliconi, senza parabeni, ed è in questo caso questo prodotto qui della Yves Rocher. Come vedete, mi piace talmente poco che l'ho praticamente finito. Comunque, il famosissimo aceto da risciacquo, appunto, della Yves Rocher. Spero che si veda perché c'è la confezione trasparente. Tra l'altro, ho visto sul sito di Yves Rocher che ci sono vari gusti, diciamo. Questo qui è quello con il lampone. Io pensavo che ce ne fosse uno solo, invece adesso forse hanno ampliato un po' la gamma dei gusti. Comunque, la funzione di questi cosi qua, che cos'è? Viene utilizzato prima dell'ultimo risciacquo sui capelli quando li lavate per chiudere le squame del capello, renderle più morbidi, renderle più luminosi. E infatti devo dire che questo prodotto qui lo fa benissimo, cioè vi lascia dei capelli belli profumati, anche se non è un profumo che dura tantissimo, però belli morbidi, belli luminosi, e di quelli che ho provato questo qui rimane sempre il mio preferito, quindi se capita lo ricompro volentieri, magari la prossima volta può essere che provo magari a prendere gli altri gusti, diciamo, anche se questo qui al lampone è sempre buonissimo. Ripeto, appunto, non è un prodotto biologico certificato, ma è un prodotto comunque con ingredienti di origine naturale e ve lo volevo citare, ve l'ho anche già nominato tantissime volte sicuramente, ma me lo volevo rinominare in questo video perché è fantastico, davvero provatelo. E niente, questi sono appunto i prodotti eco bio preferiti del periodo. Spero che come al solito questo video vi possa aver tenuto compagnia, vi possa aver fatto piacere, insomma, scoprire magari delle cose delle cosine bio naturali che non conoscevate per skincare, capelli, eccetera. Se così fosse, mi raccomando, fatemelo sapere con un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!